Eccomi al secondo video. Oggi vi volevo presentare questa borsa dell'Hockey Dog perché in realtà a me piace molto fare le foto, anche se devo essere sincera, sto iniziando a provare adesso pure a fare i video, ma è un dettaglio secondario. Però trovo che per farvi capire per bene come funziona questa borsa, le foto non bastino. Quindi adesso vi mostrerò con questo video un piccolissimo montaggio, spero divertente. Per farvi vedere tutto quello che ci sta, come la chiamo io, nella borsa di Mary Poppins, anche se in realtà nella borsa di Mary Poppins escono tante cose, poi invece ci entrano. Quindi, per chi non avesse letto il post, quindi non avesse visto le foto, lascio sotto nell'info box il link del post che scriverò proprio su questa borsa e che sarà appunto abbinato a questo video. Buona visione! Ecco qua, come ho mostrato nel video. Ho riempito le due tasche, la parte interna, la tasca più grande, la mini borsa frigo, la borsa frigo portatile. E come potete notare c'è ancora moltissimo spazio. Anche qui abbiamo la tasca per il cellulare, il portachiavi come ho mostrato, quindi non si perderanno più le chiavi, e poi tutto quello che ci può stare. Idem con la tasca di dietro. Allora, la borsa l'ho riempita, quindi come potete vedere ci sono state tutte le cose che ho messo sul tavolo e vi garantisco che questo è solo il minimo indispensabile di quello che in realtà io metto nella borsa, perché poi ci sono sempre molte altre cose che in questo momento ho tolto, giusto per farvi vedere che comunque quello che serve, in questo caso per due bambini, ci sta tranquillamente, più poi tutto quello che poi in realtà può servire a noi. Quindi ovviamente il peso è tutto in base a quello che noi ci mettiamo. Adesso io sono abituata ad avere borse molto pesanti, però la si porta con estrema facilità, è molto comoda anche perché gli spallacci comunque sono imbottiti proprio dove va a gravare sulla spalla. È comodissima, io tra l'altro non la porto mai in spalla. E vi spiego subito perché. Come potete vedere, i ganci che sono usciti con la borsa io li ho attaccati direttamente al manubrio del passeggino e grazie a questi attacco le estremità e posso passeggiare tranquillamente con le mani libere.